Salve a tutti, prima puntata di Onorato del 2023, perché oggi è il 1º gennaio e magari ecco se parto magari prima di iniziare a registrare, a tirare giù mani e robe sarebbe meglio, va bene? Di domenica 1º gennaio. Domani iniziamo subito un lunedì, vabbè, siamo a casa. Sono a casa in realtà, spero, per un bel po', almeno sicuramente la prossima settimana sì. Sono io e tutto il settore perché è giusto così, dopo questo 2022 che è stato qualcosa di terrificante, l'incubo è stato sto anno, mamma mia signora, ma non finirà più questo orribile anno, ecco, più o meno. Quest'anno diciamo le abbiamo vissute tutte, quest'anno, l'anno passato, appena passato, abbiamo vissute tutte perché tra persone col Covid, sono presi più o meno tutti, a parte il sottoscritto, e io ho qualche piccola cosa che secondo me ero tra i primi ad averla, perché averlo avuto prima, diciamo, di tutte le chiusure, perché c'avevo come si chiama, una bronchite di quelle pazzesche, i primi che erano, beh. Sì, gli ultimi di febbraio, se non vado errato, 2020, mamma mia. Quindi che mi è durato parecchio poi, oltretutto. E che volevo dire? Tra quello, tra persone, insomma, quelle che si sono presi parecchie, se non vado errato, uno si è preso anche 2 volte, per cui figuriamoci, ecco, quando arriva qualcuno che dice cazzate galattiche, tipo, oh, ma se ti vaccini non contagi, no, solo, non te lo prendi, sei immune, immune da che? Si è preso 2 volte. Poi contagi, ho visto, insomma, anche qua a casa. Se non sapete di che cosa sto parlando, andate a vedere le puntate di che era venerdì, sabato, la settimana del 10 di ottobre, per cui sarà stato, ne so, 16, 17, 15 ore. Vabbè, 15, 16, 17 ottobre di, ovviamente, ormai del 2022, e capirete di cosa sto parlando. E poi, a proposito, ecco, del 10 di ottobre, vedetevi la puntata dell'11, se non vado errato, perché sicuramente il 10 non l'ho fatta, ma mi pare che l'11 sì, per capire cosa mi è successo. Insomma, ecco, quest'anno un po' di tutto si è conclusa, diciamo, con questa l'ultimo mese, con questa produzione così, però diciamo che abbiamo scoperto che funzionava solo il 23 sì, secondo me funzionava solo il 23, cioè, no che, ah sì, subito appena montato, ma questo già l'abbiamo detto. Oggi purtroppo il sole l'abbiamo visto poco, quindi qui abbiamo avuto picchi di 1 kW a malapena. Adesso siamo diventati maniaci, maniaci della produzione fotovoltaica. Io speravo ieri, con tutti i bombardamenti che ci sono stati, perché ieri sera è stato qualcosa allucinante. Alla faccia, detto, se non vado errato, ieri ne avevo parlato in discorso del regolamento. In realtà non dovevano farle, invece hanno fatto senza che non gli frega un cazzo a nessuno. Ma perché fanno sti regolamenti se poi dopo non serve? Poi dopo non. Vabbè, lasciamo perdere, va. Sì, perché. Vabbè, ma solo in Italia, no? Per la serie, così almeno il comune c'ha il culo parato, no? Perché dice, vabbè, ma io l'avevo vietato. Se tu l'hai fatto, cazzi tuoi, ecco.
Anzi, magari se succede qualche cosa, secondo me è per questo. Secondo me, diciamoci le cose come stanno. È una cosa per pararsi le mani, no? Del tipo che tu ti sei fatto male perché ti è esploso un petardo in mano. Fatto male, porca madonna, non hai detto niente, ma tu hai fatto male. Ti sei distrutto la mano. Dopo, magari, io so, devi prendere l'invalidità, le robe. Invece, a quel punto, secondo me è per questo, perché se no, non. Alle nostre istituzioni gli freghi qualcosa degli animali, ma secondo me gli frega un cazzo. Secondo me non è quello. Secondo me c'è una motivazione, ecco, che potrebbe essere, sì, ma se mi avvicino sempre di più alla luce, io divento diciamo molto illuminato, stile, come si chiama, la Barbara d'Urso. E quindi stavo dicendo, il discorso è che se tengo anche un po' più lontano è meglio, e tanto riesco a vedere. Adesso ci riesco. Vabbè, ancora ho difficoltà a mettermi nel cervello che certe cose riesco a vederle. Magari se pulisco gli occhiali, soprattutto, perché gli altri giorni passati sono andato in giro per vari negozi e roba, non vedevo una sega, cioè, gli occhiali sporchissimi, per cui insomma anche quello magari tocca che me lo metto in testa. Ritornando, come vedete, no? Purtroppo sempre vizi vecchi, cioè iniziare il discorso e non finire mai quello che stavo dicendo prima, iniziare un nuovo discorso. E secondo me comunque frega una sega degli animali, quello, l'ordine pubblico, eccetera. Secondo me gli frega solo di trovare un modo, secondo me, di non dare soldi, di non essere citati in causa. Non lo so. Secondo me c'è una motivazione che è molto più terra terra perché dopo, se no, gli animali si spaventano, muoiono, infarto o altre robe. Boh, vabbè. Ah, vedi, però un po' di riflesso comunque lo fa, però molto meno rispetto a quegli altri. Non so se andate a vedere puntate. Non mi ricordo quando è che ho fatto cosa degli occhiali. Forse un anno fa, non mi ricordo. Vabbè, andate a vedere puntate precedenti in cui avevo le lenti vecchie. Forse era comunque prima di dicembre del 2021. E praticamente mi lamentavo sempre del riflesso. Effettivamente sì, c'è un po', però c'è molto meno rispetto a quelle altre. Ecco, l'altro, mamma mia, c'era un riflesso, era spaventoso. Adesso ho notato sta cosa. E quindi va bene. Quindi, nonostante, ecco, c'era questa restrizione, finalmente concluderò un discorso. Eppure hanno scoppiato fuochi d'artificio di ogni tipo, tra cui insomma qualcuno che è bello luminoso. Mi aspettavo che questi qua, sti robi che sono qua sopra, producessero qualcosa, anche mezzo watt, invece hanno prodotto un cazzo. Vabbè, peccato, peccato, sarebbe stato interessante vedere. No, voglio dire, cioè, luce. Cioè, io mi ricordo quando al liceo abbiamo fatto una sorta di. Sì, perché c'erano già queste cose, no? Che la classe doveva produrre qualcosa. E vedi che c'è un buco qua sulla ciabatta. Vabbè. Sì, perché ho infilato il dito, ho sentito un buco. Vabbè. Concludo in cazzo di discorso o no? Quando insomma c'era sta cosa, no? Che le classi dovevano produrre, ora non lo so adesso, non lo so e non lo voglio nemmeno sapere, non mi frega niente.
insomma, al tempo c'era il discorso che una classe doveva produrre una sorta di qualcosa che era interdisciplinare e non so a che pro e a che pro e praticamente c'era abbiamo fa fatto un anno, non mi ricordo ora bene quale fosse, credo che fosse il quarto anno, mi sembra penultimo, mi pare il penultimo, poi dopo ci siamo portati per l'ultimo di fare una sorta di lezione per invogliare insomma i ragazzi delle medie a venire insomma al liceo, insomma, allo scientifico, facevo lo scientifico e praticamente il quarto anno mi ricordo, insomma, abbiamo preparato questa lezione in cui praticamente era tutto il ciclo della produzione, cosa dell'idrogeno, e ci avevamo comprato anche, o l'aveva comprato il professore, non mi ricordo ora bene chi aveva tirato fuori i soldi per comprare una sorta di modellino, una macchinetta, insomma, macchinetta. Vabbè, una roba con un motore a idrogeno con due ruotine, tipo macchinetta telecomandata, e una sorta di stazione praticamente di produzione e distribuzione dell'idrogeno, e praticamente tutto questo funzionava con un pannello solare. Ovviamente uno dice, ok, cioè, se sto fuori all'aperto produco idrogeno in quel modo perché metto fuori col sole, eccetera. Ma se ti trovi dentro un'aula, come cazzo fai? Ecco, e la cosa era, ci attacchiamo una lampadina, quindi attaccare la lampadina davanti se avevamo bruciato credo uno o due pezzi del pannello perché a forza di E però l'abbiamo fatto con la luce, insomma, cioè con la lampadina tipo questa qui che ho davanti agli occhi, attaccata al pannello fotovoltaico, in quel modo produceva. Ecco, e qui mi aspettavo che un po' di luce dei fuochi, che comunque hanno illuminato quasi al giorno, mi aspettavo di produrre mezzo watt, invece ho prodotto un cazzo, vabbè. Ho abbandonato le illusioni. E quindi vabbè, quindi d'altronde oggi con un po' di nuvole, comunque cielo bianco come sto muro dietro di me o come me, ho prodotto a malapena un momento proprio di più luce, un kilowatt e basta, non è che ce l'aspettasse chissà che cosa, vabbè. Peccato. E quindi niente, da quando abbiamo piazzato sti cazzo di pannelli, praticamente abbiamo avuto, se no, mezza giornata, ma nemmeno 2 ore, sommando tutti quanti i vari sprazzi di sole pieno, praticamente. Vabbè, è la fortuna che è caldo. Ieri era una cosa allucinante, poi concludo. Ieri era una cosa allucinante perché io penso che il primo fine capodanno, insomma, ultimo dell'anno capodanno, che praticamente io stavo fuori così, così, giuro, cioè, con questa qui che vabbè, palida, eccetera, ma non è che sotto c'è un'altra maglietta, chissà che cosa, no, così, maniche corte, fuori. E non sentivo freddo. Vedere se stavo fuori anche senza giacchetta, senza giacca a vento, un golfino, qualcosa di più pesante, niente, cioè una roba allucinante. Io stavo così e non stavo e non sentivo freddo. Cioè, io non so ieri quanti gradi saranno stati, ma sono comunque più di 10 di tutti. Quindi, Madonna. Che dire, basta, insomma, oggi come è iniziata la cosa, è iniziata che per caricare un cazzo di un cazzo, no, vabbè,
quel video insomma che è andato un po' dopo in premiere, intorno alle 9:15, che è la rassegna che è stata segna i corali del 18 di dicembre, quello di cui avevo parlato ieri alla puntata precedente, quindi andate a vedere la puntata precedente, e ci ha messo una vita a caricarlo, mamma mia signore, ci ho messo 3 ore solo per caricarle, mamma mia che lentezza, finché non purtroppo a parte che non so che cazzo è successo il discorso del pagamento, perché oggi c'era il pagamento di una delle linee di Alpesim, credo l'Alpesim Eolo, e quindi non ho capito come è andato il discorso, perché purtroppo sulla carta non c'avevo i soldi giusti, c'avevo di meno. L'ho ricaricato dopo, però ho visto che non le hanno prese, domani vedremo. Oggi era di che domenica, per cui potrà essere il primo dell'anno, per cui vabbè. E che altro? E quindi già questo, poi non avendo purtroppo la linea, quella lì di sotto rete Wind, insomma, ho la rete azzuppata e si vede tantissimo, che ci mette tantissimo a caricare qualcosa. Per carità, se fosse quella rete dei miei genitori ci metterei penso un secolo, ecco, quella serie sarebbe improponibile, avrei la rete bloccata per mesi con il traffico che genero io. Diciamo che per i miei standard è lento, ecco, però non è che non navigo e basta. Vabbè, a qualcuno sono avanzati i fuochi. Noi con questo la faccia del divieto, che sarebbe 365 giorni all'anno in vigore, il motivo per cui dicevo ieri quella cosa, andatevi a vedere la puntata precedente in che cosa ho parlato, e basta. Vabbè, noi con questo augurio di un buon 2023, speriamo, e ci salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata. Bam bam bam, mi sarebbe parecchio questo.